Bella raga dal vostro grande capitano Napoli, benvenuti in questo nuovo video e sempre Forza Napoli. Terza puntata della rubrica della rosa che avrà a disposizione Carlo Ancelotti in questa stagione 2019-2020 e i vari moduli. Ho già fatto due video precedenti, uno parlando del 4-2-3-1 tra titolari e alternative e il secondo video è stato del 4-3-3. Oggi andiamo ad analizzare il 4-4-2. Innanzitutto, prima di tutto, vi dico la rosa completa del Napoli per chi non avesse visto gli altri video. Portieri, Karnesis, Meret, Ospina. Difensori centrali, Koulibaly, Manolas, Maximovic, Luperto, Tonelli. Esterni difensivi, Di Lorenzo, Malquit, Isai, Marirui, Gulam. Centrocampisti, Allan, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Elmas. Attaccanti, Milik, Lloriente, Lozano, Mertens, Insigne, Canezon e Younes. Quindi nel 4-4-2 il Napoli si schiererebbe così con portiere Meret, alternative Ospina e Karnesis, difensori centrali, Koulibaly, Manolas, alternativa Koulibaly, Maximovic, Tonelli, alternativa a Manolas, Luperto. A destra nella fase difensiva Di Lorenzo, alternative Malcuit, Isai. A sinistra Goulam, alternativa Mario Rui. Centrocampo, esterni di centrocampo, Insigne, alternativa Insigne, Younes. Due difensori centrali, Alan, alternativa ad Alan, Elmas. Fabian Ruiz, alternativa Fabian Ruiz, Gaetano. Calejon, alternativa Calejon, Zielinski in attacco. Lozano, Milik, alternativa Lozano, Mertens, alternativa a Milik, Lloriente. Con questo modulo, anche con questo modulo, il 4-4-2, il Napoli avrebbe due squadre tra alternative e titolari. Ho fatto questi tre video, spero vi siano piaciuti i tre moduli del Napoli, il 4-2-3-1, il 4-3-3 e il 4-4-2, e in tutte e tre, bene o male, ci sono sia titolari che alternative. Quindi una rosa del Napoli sotto certi e molti punti di vista omogenea, molto ampia tra titolari e alternative. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Sempre e comunque Forza Napoli, ciao a io!